Uguaglianza e giustizia vogliamo, al mondo siamo tutti fratelli, noi siamo le schiere ribelli, insorgiamo che giunta è la fine. Ero già un po' delle mie posizioni, io non posso dire di essere stato un antifascista, ma neanche un fascista, ero un afascista. Era un non fascista, che è uno che cercava di schivarli, che cadeva sotto le loro grinfie in alcune cose che non potevi evitare, la fuga dai tedeschi, la strada fatta per venire a casa. La mia vicenda l'ho rivista quando vidi il film, non nei particolari, il film di Sordi tutti a casa. È stato naturale per tutti quelli che hanno potuto farlo. Mi sono sottratto alla cattura, ero già in mano ai tedeschi, il mio reparto era già perché si era arreso, il comandante del centro del reparto era Tarvisio, si era arreso. Prendemmo la strada dei Monti e raggiungemmo Tarvisio, poi è perché a Tarvisio ci passano i treni, però la stazione di Tarvisio era pericolosa avvicinarsi perché era tutta piena dei tedeschi. Camminammo lungo la ferrovia per alcuni chilometri, per quanti, per 20, non so, e ci avvicinammo alla stazione, avvicinammo naturalmente dal retro, e dalla siepe così vedevamo cosa c'era in stazione, perché non è che lo sapessimo esattamente. E quando andammo noi a vedere c'era un treno merci fermo, delle pattuglie tedesche che passavano davanti al treno merci e da dentro si udivano delle voci, ah qua, ah qua. Com'è che lo sapevi? Certo che noi sapevamo che i tedeschi deportavano in Germania i militari catturati. E ricordo che dissi, fu il mio atto ufficiale forse, di partecipazione alla resistenza, perché ricordo che, siccome di queste cose si parlava, quando fummo con Spicci e guardavamo questa stazione, gli ho detto, beh, io quando arrivo a casa vado nei partigiani, se ci sono, insomma, non sapeva ancora. Quando sono riuscito a raggiungere la città, sottraendomi alla cattura dai tedeschi, quando loro in Parma pullularono tedeschi e fascisti, perché erano loro che avevano in mano la città, con i tedeschi che comandavano e i fascisti che obbedivano, ma cercai subito un contatto con l'organizzazione antifascista. Ecco. E mi disse, il nome di battaglia deve essere un nome credibile, non poi quelli che si mettono, che dicevano lampo, fulmine, tigre, leone, eccetera, ma deve essere quindi Annibale. Annibale perché tu diventerai un grande comandante. È incancellabile nella mia mente una frase di mia madre, che 3-4 mesi dopo che era a casa e che mi vedeva, un giorno ha detto, oh, là, sei tornato il mio Gigi. Perché? Perché avevi uno sguardo che non mi piaceva. Evidentemente era uno sguardo provocato dagli amici che avevo visto morire, proprio non solo compagni di lotta, ma amici anche. E dalle vicende, da delle decisioni che avevo dovuto prendere senza andare tanto per il sottile, tutti insieme si vede che avevo lo sguardo cattivo. E lei mi disse, voi dovete seguire e ispirarvi a quelli che furono gli ideali della resistenza.
i nostri, mi ricordo, che erano la libertà, anzitutto, la pace, la giustizia, la fratellanza e l'uguaglianza. Ma poi adesso io sono un po' stato confuso, che si fa per dire, ma la rida dei ricordi si accavallano.